Come ogni mattina, al dolce suono del carillon, Henriette si sveglia e accende l'abat-jour. Apre la finestra che dà sul parterre, infila il bustier, le culotte, i collants e si lega i capelli in uno chignon con un foulard. Per non restare in déshabillé, sopra la lingerie indossa un tailleur beige e in una nuvola di eau de toilette sceglie fra i bijoux una parure con collier che le mette in risalto, il décolleté. Dopo aver dato il gourmet al suo bichon frisé, Henriette tira fuori dal garage la coupe cabriolet per recarsi alla boutique di una griffa alla page. Quando en passant, uno strano déjà vu le fa imboccare un cul-de-sac. Arrivata alla boutique, Henriette compra un tutù di tulle con paillettes e inserti in lamé e fa colazione con dei bignè, un croissant e una crêpe prima di recarsi a uno spettacolo di ballo burlesque e cabaret. Si prepara all'ouverture indossando il tutù e di fronte al pubblico si esibisce in una reverence, un plié e un arabesque. Ma, mon Dieu, Henriette non ha il physique du rôle per essere un'étoile e la sua première diventa un exploit de gaffe. Per riprendersi dalla bruciante défaillance come soubrette, Henriette si concede un pranzo in un bistrot dove mangia una baguette, delle omelette al gratin con champignon flambé e per dessert un profiterol e della crème brûlée, accompagnata da una flûte di champagne offerta da un sommelier col papillon. Sfoggiando charme e nonchalance, Henriette si allontana senza pagare il conto, con lo spirito da vera bohémienne. Si reca quindi allo chalet dove con il suo savoir-faire esercita la professione di cocotte e il concierge l'accompagna in una suite per un rendezvous con un noto viveur con il toupé, amante del bondage, che le propone un ménage à trois con un clochard. Ma il povero clochard non può permettersi il cachet di Henriette e si deve accontentare di toglierle una guêpière prima di far ritorno alla roulotte senza aver soddisfatto le proprie fantasie di voyeur. Dopo il tour de force con il viveur, Henriette porta i soldi nel caveau e fa tappa in palestra per ciclette e tapis roulant. Indossa una camicia di chiffon coi volant, una longuette bordeaux à pois coi plissé e sceglie una pochette in pendant con la longuette per prepararsi a un tête-à-tête con un gigolo con cui ha un affaire. Ma lui, astuto donneur de femme, che lavora come croupier alla roulette del casino, d'emblée le da forfait. Per superare l'ennesima débâcle, Henriette visita il vernissage di un atelier, dove ammira dei quadri in trompe-l'œil, dipinti en plein air, si concede una manicure. E indossato il gilet di lapin, si reca a una degustazione di nouvelle cuisine, dove riesce a entrare grazie a un passe-partout che si era procurata con un escamotage degno di una femme fatale da film noir. Scegliendo dal menu à la carte, ordina del camembert, del pâté de foie gras, è la specialità dello chef. Un trionfo di escargot su un letto di cordon bleu ricoperto da crème chantilly. Henriette si abbuffa soddisfatta, senza preoccuparsi della silhouette. E giunta a casa, trascorre la serata davanti alla TV gustandosi un frappé in una comoda salopette. Guarda una réclame, un drammatico reportage e un vecchio classico d'essai. E sdraiata sulla moquette si dedica al découpage, al bricolage e fa anche un collage ritagliando brochure e dépliants. Terminato il film de sé, indossa un négligé e con la sua mise molto chic e un po' osé spegne l'abat-jour senza perdere il bon ton. C'est la vie, Henriette, cadere nei clichés per sfuggire alla routine.